Nell'aula magna dell'Università di Sassari, un gruppo di studiosi ha iniziato ieri un percorso di ricerca, un simposio di studi che intende compiere un viaggio nel mondo dell'estraneità. Meta di questo viaggio sarà oggi l'Asinara, un'isola simbolo di questa marginalità, non solo da un punto di vista geografico, ma soprattutto culturale, sociale e ambientale. Per molti versi può ancora essere considerata un'isola che non c'è. Andiamo. Attraversata la Nurra, Stintino è la prima tappa del nostro viaggio. Fu nella seconda metà dell'Ottocento che gli abitanti dell'Asinara fondarono questo villaggio di pescatori, quando l'isola divenne sede carceraria. Il traghetto ci attende. Ci rendiamo conto fin da subito del paradiso nel quale siamo immersi, un parco quasi esotico, più estraneo alle popolazioni del Golfo che al turista e al visitatore. Il simposio ha inizio in mezzo al mare, nella baia antistante Cala Reale. L'isola ci fa da cornice all'orizzonte. Pierpaolo Congiattu, dell'area marina protetta, ci parla di questo gioiello, l'isola di Eracle, con la sua storia e i suoi paesaggi. Il dibattito è aperto a tutti, non mancano gli interlocutori, docenti, giornalisti, studenti e artisti. C'è anche spazio per il momento musicale, con le note malinconiche di Angelo Vargiu. Asinara è una metafora di questa estraneità, un luogo di produzione culturale. È un luogo che suggerisce idee. Noi siamo anche convinti, come Centro Studi Urbani, che le idee siano necessarie per cambiare il mondo, soprattutto quando il mondo ci piace poco. Asinara, isola di contraddizioni. Da un lato, catamarani di lusso navigano lungo la costa, dall'altra, i cassintegrati vinils lottano per il lavoro. La loro reclusione forzata, il loro isolamento fisico, sono modi per far conoscere al mondo le proprie battaglie. Per sensibilizzare l'opinione pubblica non andava più bene creare disagio agli altri, bloccando ad esempio automezzi pubblici, bloccando aeroporti. Non andava bene, ci siamo accorti che si creava solo disagio e la gente non ci ascoltava. Così facendo, creando il disagio o rivolgendolo verso noi stessi, la gente si è incuriosita, ha cominciato a interessarsi e ha capito qual era il nostro dramma. L'università incontra i cassintegrati a Cala d'Oliva, nel 90° giorno della loro autoreclusione. In questo borgo, ai tempi del maxiprocesso contro la mafia, soggiornarono anche i giudici Falcone e Borsellino. L'Asinara è il luogo massimo della esclusione, dell'allontanamento, della costruzione di una distanza rispetto alla persona detenuta. Ci sono attualmente i cassaintegrati e ora rappresenta il luogo dal quale proviene un messaggio forte, un messaggio di richiesta di attenzione da tutte quante le parti sociali. Il simposio itinerante è un viaggio nella diversità ambientale, nella diversità legata alla destinazione a carcere dell'Asinara. Un viaggio rivolto soprattutto al futuro di quest'isola, una potenziale porta d'accesso alla Sardegna nord-occidentale. Io credo che simposi come questo diano la possibilità di riflettere sulla condizione intanto delle persone, gli operai della Vinyls che sull'Asinara hanno trovato il loro fortino, la loro ridotta dalla quale difendono i posti di lavoro. Ma soprattutto crediamo che l'università debba aiutare la comunità a recuperare un'isola che non c'era e che vorremmo che ci fosse. L'Università di Sassari cerca di aiutare la comunità a riappropriarsi dell'Asinara, un'isola vicinissima eppure lontana, distesa come un miraggio all'orizzonte del golfo che porta il suo nome.